questo è un esempio classico, no? Insieme contro la crisi, insieme contro la crisi, giornate di informazioni sulle opportunità di rilanciamento della Regione Toscana, dell'Unione Europea, eccetera, eccetera. Il 27 marzo del 2009 l'azienda svolto. Cioè, diciamo, ma il 25 marzo l'azienda ti interessa, devono mandare una presentazione, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è circolato, credo, oggettivamente, sarà 5 giorni, ma 7 giorni, credo sia stato consegnato ieri, con le banche, sì, quindi ieri era il 17, può perpetrare, era il 17, dopo 10 giorni si fa un convegno, entro il 25, i tempi sono proprio quasi un trend, no? Dovrebbe essere ricordato con forza il sistema produttivo e anche strutturale, nel senso che ci deve essere un punto, non due giorni, non credo che ci si ferma due giorni, cioè il Matteo direbbe che questa è un'iniziativa, una spesa non di me, sbagliato secondo noi Matteo, io non dico che questo non è sbagliato, però non è sufficiente al tipo di situazione in cui viviamo noi adesso, con il sistema, come il distretto industriale, cioè vorrei essere ancora più preciso. Questa è l'aspirina che la nostra più importante, se non tu vuoi, e noi questa è l'aspirina. Quindi bisogna cambiare marcia, questo non dico che non si debbano fare, però devono essere strutturati in un modo più permanente e aggressivo. Non credo che basti, io non vorrei vedere se Nepoli o negli organi di stampa o anche nelle televisioni o su internet si arriverà a commentare quello che è successo, ma non ci sarà un'iniziativa. Sarei curioso di vedere, potrei essere smentito, ma la previsione del 27 marzo 2009, so che giorno è, credo sia un venerdì, e il 3 aprile vorrei contare i partecipanti e le categorie che hanno partecipato a questa iniziativa. Credo che questo non sia, è una risposta, ma una risposta secondo noi inadeguata, e non va veramente a tentare di aiutare a chi ha dei momenti di difficoltà del nostro sistema artigianale industriale, che è la nostra finanziaria, perché a me mi risulta che ha partecipato ieri ai convegni, sì, e c'è stata tutta una serie di risulta questo, vorrei essere gestito io ovviamente da chi c'era, quindi tra i sindaco. C'è stato quasi un processo verso gli istituti bancari, ma non c'è stata un'idea di vediamo un attimino, cioè si è formato dei piccoli orticelli dove l'amministratore accusava le banche e non andavano l'azienda, le banche si giustificavano, non avevano disponibilità, a parte come siamo presidenti della AMIA, che era più libero delle proprie decisioni, poi c'è stato un momento massimo che si attaccava a fare l'istituto, eccetera. Posio, Posio è intervenuto, mi risulta, e cominciarono anche mano destra, mano sinistra, parlare istituto, cioè non creava il clima, cioè poi lo scopo per cui era nata questa iniziativa era di aiutare le aziende, e poi ci siamo ritrovati in visita, che ognuno ha detto la sua, il suo teatrino, e poi sono andati a casa a pranzo. Grazie. Lì, se ci sono interventi. Non ci sono altri interventi? Massimo Marco Cino. Sì, questo emendamento cerca di rimpolpare il suo, perché è stato un vecchio cavallo di battaglia dell'allora presidente del Consiglio Merefanzini, il quale in 5 anni ogni è stato là a fare presidente, secondo me anche egregiamente, era un consigliere
condizioni, presente con le condizioni, secondo me funziona meglio quando è così. Però si toglieva solo l'ospizio di intervenire per la richiesta dell'istituzione del SUAP. La giunta Pugli non ci riuscì, perché secondo me sbagliando, un po' la delega l'avevo io, ma poi la delega che può avere, ma se non riuscì non si può stare. Come d'incanto, questa volta è giunta a fare meglio, è stato istituito il SUAP. Io sono anche dell'avviso che poi questi uffici cambiano nome, ma possono sostanzialmente quello che c'era anche prima, il SUAP c'era anche prima, c'erano le procedure SUAP, ora c'è un vero e proprio SUAP. Noi chiediamo di andare sostanzialmente a rinforzarlo per andare alla ricerca anche di fondi europei. Noi siamo convinti che ci siano, siamo convinti, ma quello che voi dimostrano tutti, ci siano fondi per lo sviluppo, potrebbe anche essere la stessa agenzia per lo sviluppo, eccetera. Quello che però a me pare manchi, da parte di questa amministrazione, sì, da un gesto ovviamente, è la voglia di essere protagonisti e lanciare qualche idea, cioè si stanno tutti qualche anno. Io credo, da altre parti, stamattina sono stato in provincia a fare una commissione alla Rufina, dove ho incontrato il sindaco Rufina, appunto, come parlavamo prima, come c'è Piccini, mi riferivo a lui. Cioè, a me pare ci siano dei sindaci che conoscono la situazione, che l'abbiamo fatta anche a Empoli, io non ho dubbi che ci sia stato un interessamento, eccetera, però questa amministrazione mi sembra a volte un po' protagonista, io ho visto il passo profilo, ho visto tutto, però ecco, magari anche dare qualche segnale sulle mani, la volta sindaco mi disse, io non lo sapevo, disse, ma facciamo un incontro, ma quello è un convegno. Io però credo che il sindaco di Empoli, anche il presidente circondario, se non è poco comodare anche, ma un tavolino per parlarci, non un convegno per fare la solita che un po' di passare, però sì, no, ma non perché è un convegno offensivo. Ma perché sono quelle cose che si fanno, va bene, vanno bene a un vegno. Io però credo che si potrebbe chiamare le mani e dire, dovete fare qualcosa di concreto. Noi se oggi parlavamo con questi sindaci della montagna fiorentina, c'è una crisi perché si cerca di ridurre le tariffe, alcuni sindaci dicevano che gli agriturismi bisogna che tutti si paga più da via, cioè la crisi è galoppante. Da qualche parte annuisce Piccini perché sa perché conosce il problema, perché è. C'è anche una logica, cioè, ma io agriturismo, ho clienti, un consumo perché ti devo fare un prodotto rifiuti perché ti devo fare. Cioè, si sta entrando in un circolo vizioso dal quale potremmo uscire. Quando io faccio l'esempio delle bollette stratosfere che arrivano, ma che il sindaco, il presidente circondario, non apre la questione, di chiamare 3 o 4 ero riviste il tempo passato delle riunioni, qui forse meglio, saranno lo stesso. E così a Paolo vedi che contano nelle nostre aziende. E si leva lui rispetto a qualcosa, cioè, non ci sia mezzo di dire a Toscana Energia che non si può fare bolletta a casa a prendere soldi prima, io non ci vedo. Ecco, mi caderebbe vedere un po' più il protagonismo, ho visto una cosa di Franceschini, il patto di stabilità, speriamo si riesca ad andare una direzione, se si sviluppino e finanziamenti, come si dice, investimenti che possano fare parte dell'economia, facendo lavorare l'azienda di luogo perché serve questo, eccetera. Però mi pare si stia, come dire, aspettando e passerà di crisi, non passerà. Vediamo se perlomeno a livello di suo si riesce a sviluppare quello che dicevamo prima, andare all'Accia, un po' di reperire anche fondi europei, regionali, per lo sviluppo, per vedere se si riesce a dare una risposta. A me pare su questo si stia un po' sonnecchiando, speriamo di sbagliare, però certo. Non ci scordiamo mai che per tutti i settori in crisi c'è anche quello del consumo e mi pare che anche le cose nella nostra vita non sono certo storico, un po' risenta, insomma, potremmo parlare delle ore di questi temi, però non c'è bastato una discussione seria per parlare di emendamenti, che anche abbastanza deprimente perché poi noi vi chiediamo soltanto queste cose e su che vedete anche voi. Grazie. Non ci sono altri interventi, metto il procuratore. Grazie.
Vito e Marcocini, la destra del presidente, chi è contrario? Questa è la lettera di vista fino ad ora, si braccia.